Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica valida per 15 giorni, a partire da oggi, 27 febbraio 2022, al 13 marzo 2022. Ok, allora volevo ricordarvi che siete ancora in tempo per compilare il sondaggio se vi fa piacere, va bene? Lasciate il numero di telefono solo se volete essere ricontattati. Ok, utilizzeremo tre mazzi di carte per la nostra lettura angelica. Ricordiamoci che noi ci connettiamo alla frequenza dell'Arcangelo Michele e degli angeli dell'amore, chiamati anche angeli della coscienza micaelica, che in comunione di intenti con l'Arcangelo Michele ci danno guida e assistenza e ci aiutano in questo momento particolare della nostra vita. Utilizzerò comunque le carte delle fate, le carte delle fate della guarigione con le fate di Dorin Virtù. Guarire con le fate di Dorin Virtù stampate da My Life in Italia, e poi utilizzeremo le carte del portale che sono molto belle. Iniziamo prima di tutto a fare una preghiera. Uso fare una preghiera, per chi non mi conosce, di protezione, per chiedere guida e assistenza agli angeli, a Dio, all'Arcangelo Michele, affinché arrivino i messaggi più veri, più puri in assoluto. Invoco la divina presenza di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le persone coinvolte. Invoco te, Arcangelo Michele, Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, e con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni, di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze, e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. Purifica l'energia delle carte, aiuta a radicare la nostra energia fino al centro della Madre Terra, e con amore, Arcangelo Michele, e tutti gli angeli che in comunione di intenti con operano con l'Arcangelo Michele, vi chiedo con amore di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dentro di me, intorno a me, dentro tutte le persone che mi stanno ascoltando, intorno a loro, con autorizzazione della loro anima, se superiore, affinché possa entrare solo la luce, l'amore, la pace e la guarigione, e che tutto ciò che è opposto a Dio, alla luce e l'amore, vada al di fuori di noi. A Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre, che sa cosa deve fare. Grazie, 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 fatto, è fatto, è fatto, e così è, e così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Bene, allora, per chi non mi conosce, ultimamente le nostre le letture funzionano così. Vi chiedo ora con amore di chiedere ai vostri angeli, all'Arcangelo Michele, a quale gruppo scegliere, il gruppo A, il gruppo B o il gruppo C. Qual è la lettura più giusta per voi e per il vostro massimo bene, ok? Quindi vediamo un po' cosa esce qui. Ecco qua. Gruppo A, motivazione. Molto interessante. Vediamo per il gruppo B. Uscita questa carta. Manifestazione. Eccola qua, scusate, sono cadute in terra, ve la cogliamo. Se riesco a prenderle, ne sono cadute due, le usiamo nella nostra lettura. Una è la protezione dei tuoi sogni e l'altra è la musica. Ok, ora vediamo il secondo giro di carte. Abbiamo la guarigione angelica delle fate, guarigione con le fate. Vediamo un po'. Eccola qui, è caduta una carta. Un posto nuovo, gruppo A. Qui
Una pausa di silenzio, gruppo B. Oh, sono cadute troppe carte, ragazzi, le raccogliamo. Non vanno bene perché erano troppe. Ecco questa che vuole uscire. Abbiamo gruppo C, segui i tuoi sogni. Ragazzi, le sincronicità, no? Io adoro leggere le carte perché questi segni ti danno conferma che il messaggio è esatto. Nel gruppo C, proteggi i tuoi sogni. Segui i tuoi sogni. Quindi, ragazzi, questo è un messaggio veramente, veramente rimarcato da parte degli angeli, da parte dell'arcangelo Michele, delle fate che vi stanno vicini e vi stanno consigliando, gruppo C, assolutamente, di proteggere i tuoi obiettivi e i tuoi sogni. Gruppo A, apriti all'amore. Molto interessante, queste letture sono molto interessanti, le trovo veramente, aprono molti loop, molte questioni nuove. Ascolta i messaggi dallo spirito. Vedete, ragazzi, gruppo B, una pausa di silenzio. E ascoltare i messaggi dello spirito. Quindi vedete che quando le carte si leggono nel modo giusto, quando si chiede la protezione dell'arcangelo Michele, quando si chiede guida e assistenza, i messaggi non fanno una piega, sono esatti, sono precisi, sono diretti. A proposito, farò un video per il prossimo percorso di coaching per insegnare alle persone non solo a leggere le carte, ma a connettersi con gli angeli. Quindi guardate il video dopo questo, okay? Che è molto interessante. Ok, lasciare andare per il gruppo C. Bene, iniziamo la nostra lettura angelica. Ok, allora. E introduciamo il gruppo A con la carta della motivazione, ok? Hai bisogno di motivarti sia per quanto riguarda fare un po' di sport, per studiare, per implementare i tuoi progetti, per agire nella direzione dei tuoi sogni, va bene? Hai bisogno di motivazione. Questa motivazione la puoi cercare nello spirito attraverso la preghiera, chiedendo a Dio, all'Arcangelo Michele di aiutarti, di darti la guida e l'assistenza necessarie per agire nella direzione dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi, oppure cerca un coach, un mentore, qualcuno che ti possa dare la giusta carica, la giusta motivazione, la giusta energia per aiutarti a spronarti nella direzione dei tuoi obiettivi, perché sei un po' ferma, sei un po' fermo e questo non va bene, perché questo ti spegne, ti toglie energia, ti senti fiacca e non hai voglia di agire. Invece l'azione, la motivazione ti sta, cioè veramente l'arcangelo Michele ti sta dicendo che è il momento di agire, quindi cerca motivazione che ti possa aiutare, va bene, nella direzione dell'azione. È anche molto importante in questo momento per te aprirti all'amore. Esci dal caos, esci dall'ego, esci dal giudizio di te stessa o di te stesso o degli altri, esci da tutto quello che ti sta impedendo di, come dire, di ascoltare i sogni della tua anima che ti stanno spingendo nel fare. Nella portare dei cambiamenti nella tua vita, quindi azione, cambiamento di direzione. Questo cambiamento di direzione potrebbe essere un posto nuovo dove vivere, quindi una nuova città.
un nuovo posto di lavoro, un posto nuovo, hai bisogno di nuova energia, hai bisogno di nuovi stimoli, hai bisogno di qualcosa che ti aiuta a portare questi cambiamenti necessari per la tua evoluzione. Io capisco, dice l'Arcangelo Michele, dicono gli angeli, noi capiamo che il cambiamento per gli esseri umani è un po' difficile perché siete abituati alla vostra zona comfort, è venuto il momento di superare, di fare un upgrade, di uscire dalla zona comfort e di agire nella direzione dei tuoi sogni, perché questo cambiamento, queste novità porteranno manifestazioni positive nella tua bellissima e importantissima vita. Ok, anime meravigliose. Bene, iniziamo col gruppo B e introduciamo la lettura con la carta della manifestazione. Stai manifestando i tuoi sogni, stai iniziando a vedere, ad assaggiare, a sentire che le cose iniziano a girare nella direzione giusta. Le fate aiutano tantissimo nel processo di manifestazione, le anime. Pure manifestare l'abbondanza che meriti, manifestare quello che è giusto per il tuo massimo bene, te lo meriti, sei degna, sei degno. Assolutamente, questa carta sta dicendo che anche se magari non stai vedendo adesso, sta per arrivare un'ondata positiva. I tuoi sogni stanno veramente, per manifestarsi. Devi essere molto chiara, sei molto potente in questo momento. Chiara e precisa, chiaro e preciso cosa vuoi manifestare veramente nella tua vita. Scrivi i tuoi sogni, scrivi i tuoi obiettivi, ringrazia come che li hai già ottenuti e lavora sul processo di manifestazione. Questa carta è un invito. Lavorate nella manifestazione. La manifestazione avviene, che voi ne siate consapevoli o inconsapevoli. Il concetto di lavorare nella manifestazione è perché dobbiamo imparare a riprogrammarci in positivo. Siamo troppo abituati ad avere pensieri negativi e quindi alle volte non manifestiamo ciò che vogliamo per questo motivo, ma come siamo potenti per manifestare le cose sbagliate, siamo potenti anche per manifestare le cose che desideriamo. Approfitta di questa ondata energetica per manifestare i tuoi sogni. L'Arcangelo Michele vuole anche invitare le anime in questo momento a pregare per l'umanità, a pregare. Questo riguarda tutti i gruppi, però la carta della manifestazione non è uscita a caso, riguarda l'intera umanità in questo momento. Siamo in un periodo energetico un po' forte e in alcuni casi un po' turbolento. Quindi l'invito alla preghiera, l'invito a veramente a pregare per la Russia, pregare per l'Ucraina, pregare per tutte quelle persone innocenti che non hanno colpa in questo momento di quello che sta avvenendo. Gli stessi russi non hanno colpa di quello che decide il governo per loro. Voglio dire, cerchiamo veramente di unirci in preghiera, di meditare, di pregare, di chiedere aiuto alla sorgente affinché veramente questo conflitto si dissolva. Per questioni politiche, per questioni economiche, l'essere umano arriva a rovinare, a distruggere, a uccidere. Fate il processo di manifestazione. Il processo di manifestazione ne parla, ragazzi. È stato anticipato già dal 2019 perché certi eventi purtroppo accadono perché molte anime sono nell'ego. Preghiamo per la guarigione dell'intera umanità. Ok, io ve lo chiedo con tanto amore. Comunque, cerchiamo anche di focalizzarci quindi per la guarigione della terra, la guarigione dell'umanità, ma anche per i nostri desideri umani, perché abbiamo anche bisogno di stare bene noi come esseri umani in questo piano materiale. Possono essere desideri spirituali o desideri anche materiali, ok? Cerchiamo di non sentirci colpevoli o non meritevoli, usciamo da questi conflitti, va bene? Ok? Bene.
C'è bisogno di meditare, quindi l'invito alla manifestazione, alla preghiera, ma anche un invito alla pausa di silenzio. Cerchiamo di pregare, cerchiamo di meditare, cerchiamo di ascoltare la voce della nostra anima, cosa ci vuole dire, ok? Noi siamo dei canali in grado di ascoltare i messaggi di Dio, i messaggi dell'anima, cosa l'anima ci vuole dire, cosa Dio ci vuole dire che riguarda le nostre questioni personali, ma anche a livello globale, mondiale. Entriamo in meditazione e in preghiera. Io credo che il gruppo B sia un gruppo più dove lo spirito divino, l'anima vi sta proprio invitando alla preghiera e alla meditazione. C'è bisogno di questo, vuol dire che vi siete autoscelti perché avete scelto il gruppo B, quindi in questo momento il lavoro che voi dovete fare è questo, ripeto, per l'intera umanità, ma anche per voi stessi e i vostri sogni, va bene? Passiamo al gruppo C. Anime infinite, non rinunciate ai vostri sogni, proteggete i vostri sogni, parlatene solo con persone fidate, perché alcune persone, anche che si definiscono persone spirituali, credono che i sogni personali e materiali non siano spirituali, è una interferenza incredibile. Queste persone devono ancora evolvere, voi stessi dovete evolvere nell'amore, perché i sogni, gli obiettivi personali non hanno niente a che vedere con l'ego. L'ego è quando tu usi male dei doni, quando tu per ego sei disposto a tutto e distruggi gli altri. Qua non si tratta di distruggere nessuno, qua si tratta di far valere i vostri sogni, anche se il tuo sogno è quello di creare una vita di abbondanza e di ricchezza. La ricchezza non è ego. Ci sono tante persone ricche che hanno tanto da offrire, che fanno tanta beneficenza, che aiutano gli altri. Quindi tu innalzati, raggiungi i tuoi sogni personali e spirituali e non permettere a nessuno che si reputa più spirituale di te di infrangere il tuo sogno, perché se il tuo sogno è quello di aiutare milioni di persone, ascolta il tuo cuore, perché se il tuo sogno è quello di aprire una nuova attività, ascolta il tuo cuore, perché se il tuo sogno è quello di insegnare la guarigione, di fare le letture angeliche, di essere un operatore della luce, di essere un facilitatore della guarigione, ascolta la tua voce, qualunque siano i tuoi sogni, anche se anche quello di laurearti, che sia quello di frequentare dei corsi, qualunque cosa sia, va bene? Che sia quello di stare meglio, di dimagrire. Ognuno ha i suoi sogni e nessuno li deve giudicare. Per questo confidatevi solo con persone giuste o evitate di farlo. Va bene, proteggete i vostri sogni. Ecco, c'è proprio bisogno di protezione. Chiedete all'Arcangelo Michele guida assistenza. Vi consiglio di fare le preghiere. Protezione, protezione casa ambienti e liberazione. La musica vi può aiutare a riconnettervi con la vostra anima, col vostro spirito, con la vostra voce interiore, col vostro sacro cuore, col sentire la voce che parla e che vi dice quali sono i tuoi veri sogni, perché forse ti stai concentrando troppo in un qualcosa che non è tuo, che non è quello che tu hai scelto. Continua a farlo se ti serve per vivere, ma se il tuo sogno è un altro, ascolta la tua voce e segui i tuoi sogni, non fermarti. Gli angeli ti parlano anche durante il sonno. Guardate questa foto. Gli angeli ti danno dei messaggi attraverso i sogni. Non rinunciare ai tuoi sogni, ok? Lascia andare l'ansia, la paura, il risentimento, la rabbia. Lascia andare, i tuoi sogni sono importanti, però non rimanere attaccato a un particolare risultato nell'immediato, perché alle volte la manifestazione può essere più o meno lenta, c'è bisogno di tempo. Tu quando preghi, quando chiedi, chiedi e poi rimani
con aspettative positive, ma lascia che i tempi divini siano i tempi di Dio e che nei tuoi tempi tu continua a ringraziare per ciò che hai già, continua a pregare, continua ad amarti e tutto arriverà nel momento giusto. Bene, anime infinite, io ho concluso questa meravigliosa lettura angelica, veramente ho sentito l'energia angelica molto potente, molto elevata, veramente vi prego comunque di pregare per l'umanità, è veramente molto importante, mi piacerebbe tanto fare una preghiera, collettiva, in diretta. Però sono un pochino impegnata, se riuscirò magari vi avviserò all'ultimo momento e spero che voi per questo rimanete sintonizzati, magari se riuscirò a farla la farò di sera, adesso vediamo, non prometto niente perché sono veramente, non ho, è un discorso di tempistiche, però questo non significa che io non prego, io prego più volte al giorno, faccio il processo di liberazione più volte al giorno, invito anche voi a fare lo stesso, ok? Bene, volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture angeliche, le guarigioni a distanza per chi vuole ricevere equilibrio a livello fisico, mentale, emozionale e spirituale e ora abbiamo iniziato i nuovi percorsi di coaching. Presto anche Alberto ritornerà a collaborare con connessioni angeliche, veramente è un lavoro molto importante. Inizieremo a partire dal 4 di marzo con il coaching di 2 mesi, della durata di 2 mesi. Se ancora in tempo per iscrivervi, c'è tempo, ci sono pochissimi posti per il percorso di guarigione energetica con le nuove frequenze di luce, dove è possibile accedere a questo nuovo livello di guarigione, dove imparerai tutto sulla guarigione e se vuoi maggiori informazioni su questo, ho pubblicato un video appositamente su questo. Guarda, te lo metto qui su, va bene? Così ci puoi cliccare, lo puoi ascoltare e prendere tutte le informazioni che ti servono. Inizieremo anche un percorso di con connessioni angeliche per imparare a connetterti con gli angeli. Questo sarà il 7 di marzo per la durata di 2 mesi. Ok, saranno incontri settimanali su Zoom, quindi un coaching collettivo dove imparerai a connetterti con i tuoi angeli dalle basi attraverso la preghiera di protezione, attraverso tutto il percorso di purificazione, imparerai a leggere le carte in maniera intuitiva per ricevere i messaggi degli angeli, ascoltare la voce della tua anima, imparerai la scrittura ispirata, la connessione diretta, raggiungerai in 2 mesi un livello massimo di comprensione non solo energetica, quindi diventerai un canale, riceverai tutti gli strumenti per essere un canale pulito, ma anche per imparare il radicamento, la centratura, l'equilibrio. Quindi 2 mesi è un lavoro veramente, veramente importante e lo stesso vale per Logos Healing. Iniziamo anche qui a marzo e per chi vuole insegnare, imparare a guarire se stesso con Logos Healing e poi vuole guarire gli altri, ci saranno anche qui delle classi collettive. Quindi veramente approfittatene, marzo è il mese giusto per iniziare un percorso di formazione, di informazione e di grande crescita personale e spirituale. Io vi saluto, vi abbraccio e ci sentiamo presto, fra 15 giorni. Ciao cari!